bella canzone, incontra Amalfitano, ciao. Ciao. Siamo nella ridente Trastevere, finalmente si può uscire. Come hai vissuto questo periodo di Covid, sia dal punto di vista personale sia lavorativo? Benissimo, da un certo punto di vista benissimo, nel senso che non ho continuato a fare tutto quello che continuavo a fare pure prima, quindi continuavo a scrivere, a registrare, a continuare, diciamo, a produrre lavori. E poi vabbè, tutti gli impedimenti che hanno avuto tutti, quindi non si poteva andare al ristorante, quindi era un po' male, ma diciamo che ce la siamo cavata. Invece per quanto riguarda Maddalena, siamo qui appunto a parlare del tuo singolo, come è nato il brano e anche l'idea del videoclip. Allora, Maddalena è stata una delle prime canzoni del progetto in italiano, del progetto di Amalfitano. È una canzone che è nata a un bar, un bar ristorante dove vado spessissimo con i miei amici. E stavo con lei e con una mia amica, si chiama Maddalena. È una storia vera, cioè non c'è nulla di inventato. E si stava lì e si parlava di vari problemi un po' di ordine normale amministrazione, nel senso di anche un po' di vita presa male, di situazioni che non funzionano, comunque una sorta di confidenza con un'amica, no? E poi è finita dicendo, vabbè, lasciamo perdere questi problemi. C'era una chitarra dentro il posto e allora abbiamo iniziato a dire, vabbè, dai, chi se ne frega, ti suona un po' di canzoni, beviamo, niente di assurdo. Però mi piaceva immortalare un po' questa situazione. L'ho trovato un testo abbastanza diverso da quello che avevo scritto prima, perché è la prima volta che avevo scritto una cosa che realmente era successa, così come era successo, senza dover fare inventarsi qualcosa, dover parlare per forza di qualche cosa che magari conosci anche un po' meno, cioè qualcosa che conosco, l'ho visto da ieri sera, la faccio paro. E l'idea del videoclip invece com'è? L'idea del videoclip l'abbiamo fatta con Andrea Cleopatra, che è un bravissimo regista che lavora con le persone tra cui Venerus, ad esempio. L'ho conosciuto così, tra l'altro, e c'era venuta l'idea un po' di questa ossessione. Lui aveva preso questo, aveva fatto stampare questa grande gigantografia di questo viso e la vedeva un po' come un'ossessione, perché nella canzone ci sta questa idea di ossessione, però non sono particolarmente legate alla fine le due cose, ma forse un po' come sentimento, sì. Quindi l'ispirazione di Maddalena in un bar, ci hai detto, e le altre canzoni generalmente come... Quindi anche oggi, in questo momento potresti scrivere una canzone. No, ci sono due canzoni che parlano di bar. Il bar, vabbè, fanno parte della cosa, fanno comunque parte della mia vita abbastanza. Mi piace stare al bar, non sono uno che si guarda Netflix o che va a teatro o va al cinema troppo, però mi piace andare a un bar, magari incontrare qualcuno, andare con gli amici, andare anche con persone che conosco poco. E per un'altra canzone che è uscita parla del bar, del piano bar. Io sono cresciuto a Roma Nord quando ero un po' più piccolo, era qualche cosa che si faceva, si andava in piano bar. Non li ho mai amati, ma non per questo non mandava di scriverci una canzone sopra, perché comunque è una cosa che ho tatuato addosso, l'idea di andare in un posto dove ti cantano dallo stornello romano, la canzone napoletana, Baglioni, tutti con camicione, con il collettore bianco, a strillare di notte. Era comunque un luogo, è un luogo che mi ha comunque ce l'ho addosso, ci sono cresciuto dentro. Quanto è stata importante Roma e quanto è Roma importante per la tua musica? Tanto, anche se non mi sono mai sentito romano, cioè sono cresciuto sulle Alpi e non ho origini romane, però sono alla fine sono sempre stato qua, mio figlio è nato qui e i bar li frequento a Roma. I bar ritornano sempre, ma hai scritto anche un album che uscirà prossimamente, non sappiamo quando uscirà, lo sappiamo? No, non lo sappiamo. Doveva uscire, avevamo una data prima del Covid, è un album comunque fatto tempo fa, cioè nel 2019, 2020.
abbiamo iniziato nel 2018-2019, poi vabbè, abbiamo dovuto rimandare la data e purtroppo dobbiamo capire qual è un momento buono, anche perché è abbastanza legato alle date, a un tour, dobbiamo capire se si potrà fare, se non si potrà fare o come. E che cosa ci dobbiamo aspettare da questo disco, sia per quanto riguarda le sonorità, sia per quanto riguarda le tematiche? Abbiamo cercato di fare un sacco di... cioè abbiamo cercato di raggiungere... visto che le canzoni parlano molto di quello che ho vissuto, tutte, quasi tutte, in un modo o nell'altro, praticamente tutte. Abbiamo cercato di raggiungere... l'abbiamo suonato molto. Le persone con cui l'ho suonate sono le stesse, quasi le stesse con cui, praticamente sono le stesse con cui avevo il progetto di Joe Victor. E abbiamo cercato quindi di avere una verità anche in quel senso lì, cioè siamo abbastanza sulla pelle, c'è cioè un disco che abbiamo sentito tutti sulla pelle, quindi tanti strumenti veri e anche quando c'è elettronica o sintetizzatori sono tutti suonati. Appunto, hai nominato i Joe Victor, che ne sarà dei Joe Victor? Ci sono. Torneranno, quindi Joe Victor tornano e tornano però quando tornano i concerti, perché Joe Victor è abbastanza sono troppo legati alla dimensione di un concerto fatto in un certo modo, quindi quando i concerti ripartiranno come sono sempre esistiti, semmai io spero di sì, sono abbastanza convinto che dovrebbero ripartiranno, perché non vedo perché, non capisco perché deve essere qualche cosa che muore, quindi ritornano pure giù. Appunto, come vedi il futuro della musica dal vivo in Italia? Secondo me, anche se ci vorrà tanto, spero di no, però ritorneranno i concerti, non credo che... magari faranno tutti i tamponi all'ingresso per 10 anni, però comunque alla fine si ballerà magari senza mascherina dentro. Le situazioni, credo sempre che le situazioni vanno sempre a normalizzarsi. Come tutte le situazioni belle decadono, tutte le situazioni difficili si normalizzano. Credo sia un processo storico che esiste da sempre. E quindi nei prossimi mesi dove ti vedremo? Nei prossimi mesi a parte nei bar di Roma. Oltre ai bar di Roma ti troviamo in concerto Roma. Dove? In concerto abbiamo per ora un'unica data fissata al Festival di Spoleto in apertura con la Pesce di Martino. E ti vedremo ballare, no, musica leggerissima. Ma perché no? Ti vogliamo vedere ballare con un bicchiere di vino, musica leggerissima. Sì. Assolutamente sì. In attesa di nuove date, speriamo nell'autunno, deduco. Sì, speriamo assolutamente. Ma dai, ci saranno. Allora, ti ringraziamo e se vuoi fare un saluto a tutti i lettori di Bella Canzone. Un saluto a tutti i lettori di Bella Canzone. Ciao, da Gabriele Amalfitano.